In un momento di particolare difficoltà economica in cui la ripresa tarda a venire, importantissimo per le aziende, per i lavoratori, soprattutto i collaboratori che hanno ancora un posto di lavoro e chi l'ha perso, è puntare sulla formazione. Ma cosa si intende per formazione? E soprattutto quale, in quali ambiti, quali strategie possono essere adottate da un lato dalle aziende e dall'altro naturalmente dalle persone che vogliono continuare a crescere in un mondo del lavoro propositivo. Siamo andati da ConfServizi Veneto, incontriamo Lamberto Toscani, presidente di ConfServizi, e a lei giriamo questa domanda. Quindi ConfServizi anche come formazione, ma come, in che termini? Beh, non è una novità per l'associazione, per ConfServizi. Noi abbiamo sempre investito molto, l'abbiamo fatto, ricordo, anche nella creazione assieme all'università di quel corso di laurea per i nostri quadri e i nostri dipendenti delle aziende pubbliche. Pertanto, ripeto, non è una novità. Oggi la scommessa ulteriore è quella di riuscire a, come dire, a coniugare questo compito, quello della formazione, con i temi che sono diventati di estrema attualità, vale a dire l'innovazione, vale a dire l'alta tecnologia, tutti i settori nei quali i nostri dipendenti, anche i nostri dipendenti pubblici e quelli delle aziende, sono chiamati a dare una risposta. Formazione strategica, ma per capire come accedere alla formazione, quale opportunità può dare anche per aprirsi a nuovi mercati, incontriamo il direttore generale di ConfServizi Veneto, Nicola Mazzonetto. Quindi? Credo che sia importante dare un segno di speranza lanciando la formazione non soltanto per i dipendenti, per chi ha un lavoro che comunque necessita che il lavoro sia al passo con i tempi, quindi con le nuove tecnologie, quindi essere quindi attrezzati culturalmente anche con le nuove normative. Ma è importante dare anche un segnale forte ai giovani, perché ci sono nuovi mercati, ci sono nuove prospettive, e da qui ecco perché noi lanciamo anche i corsi sul settore asiatico, con le lingue di cinese, giapponese e coreano, perché riteniamo che quella sia un'area geografica strategica. Facciamo corsi in aula, facciamo corsi in azienda, adesso faremo dei corsi nei singoli comuni, perché ci sono molte amministrazioni comunali che ci stanno chiedendo di fare corsi serali nei comuni.